Radio Firenze. Viola Tweet. A cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola. Un caloroso buongiorno a tutti i nostri ascoltatori. Fiorentina, tutto su Rodrigo Battaglia. Per non correre rischi, i Viola hanno deciso di andare direttamente dal club lusitano e presentare un'offerta per non incorrere in possibili rivalse future. Offerta che si aggirerebbe intorno ai 6 milioni. Corvino e Freitas avrebbero già trovato un'intesa di massima con il centrocampista. I Viola si starebbero muovendo non solo a centrocampo, ma anche sulle fasce difensive. Gli occhi di Corvino si sono infatti soffermati su Ceccherini, esterno difensivo classe 92 del Crotone, valutato circa 3 milioni di euro. Intanto la Fiorentina apre quest'oggi le porte del Franchi ai propri tifosi. L'allenamento, aperto a tutti, avrà inizio alle 18. Prima i sostenitori gigliati potranno assistere ad una sessione di autografi presso il Fiorentina Store di Viale Manfredo Fanti, dove, a partire dalle 16:30, saranno presenti Dabò ed il neoacquisto Alban Lafont. Per fiorentina1.com, Gianmarco Fusi. Viola Tweet, a cura di fiorentina1.com, la voce del tifoso viola.